Buongiorno ragazzi, oggi è il 18 di dicembre, c'è un bel sole che sta crescendo, sempre un po' con questo offuscamento. Siamo sempre qui, oggi ci spostiamo, credo, sì, dovrei spostarmi. Stanotte c'è stato un vento veramente potente, però vedi, è tutto calmo. Quindi adesso ci prepariamo con la... Ho dormito così, con canottiera e mutande perché faceva veramente caldo anche. Non so, c'era il vento, ma faceva caldo. C'è il sole, mi ha offuscato, un po' tutto strano questo tempo. Quindi adesso colazione, poi vediamo, decido se andare o meno. Allora, mi sono fermato un attimo qua, no, in un parcheggio qui per vedere giù di qua che tipo di spiaggia c'è. E poi ho guardato. Guardate questo tetto di queste case qua, come è fatto. E poi andiamo a vedere dentro, bene se si riesce a vedere. Un po' disastrata qua, però è un'altra spiaggia un po' spersa nel nulla qua. Andiamo a parcheggiare da un'altra parte, dai. Sì, si potrebbe stare anche qui, però è troppo inclinato il parcheggio qua, quindi troppo inclinato, non mi piace. Vediamo se si vede da qua questa casa bellissima. Ma che storia! Ora, mi trovo esattamente alla Bocca de Esquinzo. Speriamo di ricordarmelo poi nel titolo. Ok, adesso vi faccio vedere fuori. Allora, siamo direttamente sulla spiaggia. Qui c'è un bel challenge e un bel Volkswagen, spero di incontrarli dopo. Adesso andiamo giù a prendere un po' di sole. Sulla duna. Qui c'è il vento, vedete che ci sono queste costruzioni qua. Adesso io mi metto in una di queste, me la sdraio, mettendo il sole. Ragazzi, anche qua è impagabile il posto. Scendendo dal camper sei subito qua. Adesso mi sono messo in questa aria chiusa, perché sicuramente poi arriverà il vento da dietro, se sono fatti tutti così, perché il vento arriva da là. Mi fanno allenamenti. Qua è a Sassi, mentre più in là, vedete là di là, c'è la spiaggia più bella. Però va bene anche qua, questa è una specie di duna. E niente, oggi va così.
Guardate che bello che è, le piantine, il toro. Adesso? Sì. Posso? Se, no. Si può gravare? Sì. Grazie. Mejor esa che esa. No, no, mejor no. Devo opinare, è bonita. Mejor no, è bonita. No, Acero, eso sí. That's the German quality. Okay. Me acuerdo que hasta que te haces a los tamaños, ¿no? Una vez entré por la puerta, claro, si te da piccolino. El acero, ¿no? La chapa de acero. No, de verdad. Grandísimo. Con la caja. Estuve buscando. Ragazzi, il parcheggio non è dei migliori classici come piace a me, però diciamo che la vista mare comunque c'è lo stesso, lo vedo di qua e di là. Vedo. Ok, e si esce praticamente direttamente a piedi nudi per andare in spiaggia, quindi tanta roba. E ci sono questi tre vicini, insomma, quattro, perché c'è uno anche dietro. E vediamo, adesso ho fatto due parole così, abbiamo visto un po', abbiamo visto un po' come avete visto prima i loro mezzi, tanta roba. C'è una passeggiata su questa spiaggia qui immensa e niente, si va dal nudismo al vestito così senza niente, nel senso non è una spiaggia nudista, però ci vado in giro anche noi, quindi adesso sono nella parte un po' mista. Fare questo. Qui c'è un bar. Qui ce n'è un altro. Andiamo fino in fondo là e poi torno al campo base, ecco. Campo base intendo quello che prendo solo io. Ragazzi, anche oggi stupenda giornata, e comunque il fatto di essere liberi in spiaggia ti porta ad esserlo. Proprio naturale, boh, che ne so, io adesso sei qua in questa specie di loculo qua di sassi, quindi c'è un po' di riservatezza. Però, boh, non so, è proprio l'ambiente, l'isola, la gente, un po' ti porta a essere un po' libero così, no? Quindi, boh, vediamo. Non ci credo. Oh,
Andiamo a prendere qualcosa. Non ti piace? Questa? Allora, questa no. Questa. Non ci credo. Non gli piacciono queste qua. Ma non ci credo. Andiamo da qua. Che cazzo vuoi? Posso credere. Beautiful. Banana. Ah, banana. Banana, questo no. Coco. Niente, sono uscito appunto dal camper che stavo, ho detto faccio una passeggiata, volevo arrampicarmi su questa scaletta qui e vedere il villaggetto che c'è sopra, non so se è un villaggetto, c'è qualcosa, perché sono venuto giù da quella strada che viene da lì e c'erano questi scoiattolini che mangiavano dalle mani, cioè, mi sono venuti incontro quando sono passato, che cavolo è? Allora ho provato e niente, le gallette non le mangiano, mangiano tanto chiaramente la frutta, quindi ho mangiato la banana e l'uvetta, la frutta secca insomma. Bellissimi. Noccioline non le ho, non le avevo, se no gliele davo volentieri. Devo dire che ho avuto anche la fortuna di trovare il parcheggio lì così davanti, perché adesso è pieno anche di macchine, quindi è andata bene. Vuol dire tanto partire la mattina presto, quindi per me è sempre meglio partire presto. Comunque sì, è un complesso di case, no? Un ristorante, ecco, anche lì. Oh, sapete che dire, magari è solo che qua sono sul mare, hanno un costo più elevato rispetto a quelli magari del centro paese. Vediamo, c'è pure un market, ma non ci credo. Oh, allora un piccolo centro, dai, vediamo un po'. Allora, mi sono spostato un po', così almeno non ho il passaggio delle persone qui. Mi sono messo qui, sperando che non venga più nessuno. E niente, appunto, sicuramente vedrò dalla mansarda domani mattina il mare, l'oceano. Comunque è un bel posticino. Questo è il giardino, quello è il balcone. E niente, oggi il giardino è questo. Sto qui anche domani, che domani è domenica, quindi poi lunedì magari mi sposto più in giù. Comunque mi fermo qui.
Guardate com'è scesa l'acqua stasera qua. Qui c'era tutta acqua. Ragazzi, non è l'effetto di qualche cosa, ma sono due colori in cielo. Non ho mai visto una luna così bella, un riflesso così, non ricordo di averle mai viste. Poi è bellissimo camminare sulla sabbia, adesso fredda e vellutata allo stesso tempo. Cioè, bello, bello veramente. Bel posto questo qua. Guardate che bello. Il mare è basso. Ok, stasera mega frittatone con le patate e niente, la serata è andata a finire bene, ho fatto due chiacchiere con quel signore lì, dai, nessuno dei due sa altre lingue, quindi ci siamo adattati a farci spiegare un po' di... nessuno dei due sa le lingue, ci siamo un po' adattati a gesti, un po' col telefono, un po' a cercare appunto le parole col telefono, però alla fine si chiacchiera via. E niente, questo abita praticamente a Gran Canaria e usa quel furgonetto qua, Volkswagen, solo 2 mesi all'anno praticamente, il resto lo lascia in garage. Quindi niente, bella lì, buona serata, mi raccomando, se vi è piaciuto tutto quanto il video, iscrivetevi al canale e un bel like non guasta.